Rosita! Dove sei, Rosita? Alla fine Rosita è l'unica che mi capisce. Roberta? Ah, per fortuna ti ho trovato, ero venuto a svegliarti. Martin! Non immagini con chi sono, ti ho portato un amico. Vieni, entra. Eccolo Ciao. Qui, Julian Velasco l'ha portato a giocare. Eccolo qui, salutalo. Salutalo. Pronto? È andato tutto male, è finita. Perché? Cosa è successo? È stato quello stupido di Bonilla. Complica sempre tutto. Ti avevo detto che volevo agire da solo. Sì, noi pensavamo che ti avrebbe aiutato, che ti avrebbe dato una mano come medico. Lui ha due titoli. È medico e stupido. È inciampato su tutto, ha fatto rumore ed è stato catturato dalla polizia. La polizia? Non ci posso credere. Potevi fare qualcosa per aiutarlo. Ah, sì? E cosa dovevo fare? Mi dovevo mettere contro la polizia? Sono dovuto scappare e mi sono rotto anche un piede. Non ci posso credere. Bonilla in mano alla polizia è pericoloso, potrebbe parlare. Bonilla non conta. Aspetta, raccontami bene la storia di Flora, è veramente incinta. Oh, ecco lo stupido innamorato. No, mi sono confusa, non è incinta e se anche lo fosse, la rovino. Adesso la cosa importante è che tu torni alla clinica e mi trovi un risultato che sia positivo, è chiaro? Impossibile, mi sono rotto un piede, te l'ho detto. Ormai è giunto il momento, non abbiamo tempo, non capisci? Io devo aspettare un bambino. No, Romualdo, già te l'ho detto, io voglio avere dei bambini. Altrimenti la nostra relazione finisce qui, hai capito bene? Io ti lascio. Basta, Rosita. Io so tutto. Eh? Sì, è così, me l'ha raccontato Nico che il tuo ragazzo non vuole avere figli. E questo deve essere molto triste per te. Eh sì, perché ho tanto desiderio di diventare mamma. Vedo le galline con i pulcini, le pecorelle con gli agnellini. E Romualdo invece non vuole avere bambini. No, no, giuro che ti capisco, veramente ti capisco. Perché, bene, lo sai già, però devi dare tempo alle cose, magari in seguito. Perché non mi hai detto che avevi un ragazzo? Perché a volte sento che ce l'ho e a volte sento che lui non esiste. Tante lotte, sì e no. E lui che non vuole avere bambini. E io non so. Non devi dire così. Tu devi essere fiduciosa. Vedrai che quando resterai incinta e lui ti vedrà sarà molto orgoglioso. Perché tu sarai felice e andrà tutto bene. Con la nausea, il vomito e il gonfiore. E hai sempre voglia di mangiare e mangiare. Tutto il giorno a mangiare. Però che bello, no? Vedere sì, come cresce la panciona. Ogni giorno di più. Rosita, bello, no? Ti posso confidare una cosa? Sì? Però che resti tra di noi non lo dici a nessuno? No, non lo dirò a nessuno. Sì? Sì? Che cosa? Che sì? Che sì, che cosa? E nonostante il primo risultato abbia dato esito negativo e il secondo è ancora in sospeso, io credo di aspettare un bambino. Bene. Martin, sei pazzo? Perché l'hai portato qui? Non pensavo che te la prendessi così. L'ho soltanto invitato a giocare al computer. Martin, questo ragazzo non mi piace. Dai, a me non puoi certo mentire. L'ho portato con Martin, me Martin, ma lo vuoi capire? Non è questo il ragazzo che mi piace. E allora se non è questo, chi è? Non lo capisci. No, non capisco cosa. Roberta, vieni qui. Che succede? Sono tutti impazziti. E questo chi è? Ciao, Lautaro, dov'eri? Fatti miei, che ti importa? Mi importa perché mi riguarda, però vieni, siediti, parliamo. No, sono venuto a prendere le mie cose e me ne vado per sempre. Scusa. Olivia, come stai? Non voglio parlare, Franco, stavo andando aspetta via. Aspetta un attimo, per favore, ti prego, ti parliamo. Ho detto che non voglio aspetta, parlare, aspetta, non ti voglio ferma, più vedere, aspetta, lo vuoi capire? Sì, io sì, perdonami, amore mio, per favore, perdonami. No, sì, perdonami. No, non ti perdono, non ti perdono, io ti odio. Adesso voglio che tu sparisca dalla mia vita. Come devo fartelo capire? È stato senza volere, Olivia, è stato un incidente, te lo giuro. Poteva succedere anche a te. Per favore, amore mio, perdonami. È un figlio, ti rendi conto che... non posso rinnegarlo. Non posso fare quello che hanno fatto a me, capisci? Per questo dovrò sposarmi.
non so che cosa dirti. Mi piacerebbe consigliarti di fare quello che è meglio per te. Però, dopo quello che abbiamo passato, Franco, Olivia, eravamo così favore, feliti. Io non voglio perderti. Non posso. Non mi rassegno a non averti. Non posso, Franco. Desde que te vi, todo es tan distinto para mí, porque tu corazón vivirá siempre en mí. Come fai a sapere che è così? Come fai ad esserne sicura? Perché tutti i sintomi me lo fanno pensare, Rosita. Sento che c'è un piccolo Massimo dentro di me, un piccolo fiore che sta per sbocciare. Però tu come hai fatto? Con le analisi fatte in casa? No, Rosita, non è necessario, perché mi sento bene, mi sento in forma, sento di poter toccare il cielo con un dito, ti rendi conto? Che cos'hai, Rosita? Ah, è stata l'emozione, Florencia, scusami, ma il tuo racconto mi dà come una voglia di spegnare un galletto. No, allora, Rosita, no, non fare così. Calma, tesoro. Buongiorno. Amore, Massimo. Sì, scusate se vi interrompo, però dobbiamo parlare con Franco. Si vuole sposare. No, aspetta, questo è un bene o un male? Veramente non lo so, non te l'ho detto ieri sera perché volevo che dormissi tranquilla, però... Oh, il mio Franco, prima bambino e adesso padre, quante pappine, pannolini, vestitini. Oh, Massimo, non ci credo. Sì, 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 si sposa tra una settimana, credo sia meglio parlare con lui per farlo riflettere, perché non si può sposare. Perché non si può sposare? Sì che può sposarsi e noi dobbiamo aiutarlo. Senti, Rosita, io dovrei andare a prendere i risultati delle analisi, ma so già cosa c'è scritto. Ti dispiacerebbe andarci tu, così io comincio a organizzare la festa? Ci vado io. Tieni il biglietto con questi che li daranno. Questo biglietto? Sì. Grazie, Flor. No, grazie a te, Rosita. Che carina, le voglio bene. E la considero una sorella, è così buona. Grazie. Non può essere, Valentina, non può essere. Noi abbiamo tutto per essere felici, perché... Beh, sì, hai ragione. Franco però se l'è cercata. Ma credimi, tu hai tutto il tempo del mondo per incontrare l'uomo della tua vita, no, capisci? No, è ma Franco certo, l'uomo della mia vita. Dai, Olivia, queste sono cose che possono capitare. Cos'è successo? Niente, va tutto bene. Non è vero, Olivia? Un momento, aspetta. Mi dici che sta succedendo, per favore? Perché tanto mistero? Qualcuno mi dice quello che sta succedendo, per favore, se non vi dispiace. Diventerò padre, Faccia. Cosa? Non sono io la madre, sei quello che pensavi. Ciao. Ciao. Possiamo parlare? Sì, aspetta un attimo. Ecco, Maria diventerà la madre di mio figlio. E già che ci siamo, vi annunciamo un'altra cosa, che... No, aspetta, Franco, per favore, adesso no. Quando, altrimenti? Stai tranquilla, Maria. Questo sabato noi... Franco! Su, andiamo, ditelo, non teneteci sulle spine! Dai, coraggio! Noi ci sposiamo. Che cosa? Basta, Franco, no, non ci sposeremo. È tutta una menzogna. Signorina, perché non mi vuole credere? Io non sono Delfina, sono Rosita Violeta Torres de Jujuy per servirla. Qui mi ha mandato Florencia per ritirare il risultato dell'analisi che si è fatta qui. Adesso me le dà, per Io favore. Non gliele do perché l'ho riconosciuta. Lei è la persona che ha cercato di corromperci. Io? Sì, lei sarebbe anche capace di travestirsi pur di ottenere quello che vuole. Avanti, dammele subito! Ha visto? Ha visto che lei? Sì, che? Sì, sì. No, è lei che mi sta scambiando con un'altra ragazza! Facciamo una cosa, lei mi dia un documento, mi dà il documento e io glielo do. Cos'è? Il documento di identità di un... Chiaro, esattamente. Io non ce l'ho qui con me, poi perché? Nel villaggio dove io vivo basta la parola perché una sia creduta. Però è chiaro, certo, che qui nella grande città nessuno mi crede, tantomeno nessuno mi vuole. Ma non importa, questo è un problema mio. Perché adesso non mi fa la cortesia e chiama Florencia, ah? Ah, Massimo, in questo momento Rosita ha nelle sue mani il nostro futuro. Amore mio, tu aspetti un bambino. Ah, sì. Credi nei tuoi segnali, credi in me. Andiamo a trovare Franco? Sì, andiamo. Chi l'avrebbe detto? Massimo diventerà padre, cambierà i pannolini, si alzerà alle 5 del mattino, laverà i piatti, grattugerà mele. No. Questo lo devi fare tu. Massimo, non cominciamo perché dovremo dividerci i compiti. Casa della dolce attesa, chi parla?
Sì, ascolti, la chiamo dalla clinica di ostetricia perché vorrei parlare con la signorina Florencia. Florencia Pasarina Santijan, prossimamente della OIA, mi dica, consegnate i risultati a Rosita? No, vede, è esattamente per questo che la chiamo, perché a me sembra che sia Delfina. Sono Forse Rosita, glielo ripeto, sono Rosita! Ah, no, 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 perché sono uguali fuori ma diverse dentro, gliele dia. Ah, bene, 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 mi scusi allora. Vuole parlare con lei, sì. Ah, bene, vada. Se ne vada via. Bene. Rosita? Sei diventata muta? Che succede? Che dice? No, Flora, che sto aprendo la busta. Dai, che c'è scritto? Dimmelo. Rosita, perché piangi? Cos'è successo? È che non so come dirtelo. Dillo tutto d'un fiato. Flor, il risultato ha dato... esito negativo. Nuovo magazine che parla di te, dal 28 novembre in edicola. L'appuntamento con i telefilm di Boeing finisce qui.